Guerriero, bentornato sul canale. Oggi andiamo a scoprire tutto quanto quello che devi sapere per prepararti all'arrivo di Call of Duty Black Ops 6. Let's go! Prima di cominciare ringrazio tutti quanti coloro che hanno lasciato un like, si sono iscritti al canale, hanno lasciato un commento che ci ha permesso di far esplodere l'ultimo video e spero che anche questo video vi piaccia e ci permetta di raggiungere la fatidica soglia dei 10.000 iscritti. Quindi conto su di voi, andiamo a scoprire tutte le novità in questo Call of Duty Black Ops 6. Questo video vuole essere un recap di tutte le cose importanti che devi sapere prima dell'uscita di Black Ops 6. Allora, data di uscita il 25 ottobre 2024, mi raccomando, il 24 a mezzanotte gli utenti console potranno iniziare a giocarci. Per quanto riguarda i PC si potrà cominciare alle 6:30 del mattino del 25 ottobre. La campagna single player, questa campagna si concentrerà su una storia vincente che esplora temi di conflitto e moralità. È confermato che i giocatori potranno fare scelte morali che influenzeranno l'avanzamento della trama. È un elemento distintivo di tutte le serie Black Ops e la ritroveremo anche in questa saga. Le missioni saranno progettate per offrire un'esperienza narrativa profonda e coinvolgente. Comparto multiplayer. Il multiplayer di Black Ops offrirà un totale di 16 mappe al lancio suddivise in 12 core 6v6 e 4 strike, modalità per fare il face off. È stato introdotto un nuovo sistema chiamato l'Omni Movement, di cui tutti quanti ormai sappiamo tutto, che migliora la fluidità dei movimenti e l'interazione con l'ambiente di gioco. Inoltre ci saranno ben 33 armi disponibili al lancio e ci permetteranno di personalizzare tantissimo il nostro stile di gioco. Sistema di prestige, questo è il nuovo ritorno del prestigio, che possiamo di nuovo rifocalizzarci sul titolo, quindi praticamente potremo resettare una volta raggiunto il livello 55 del nostro personaggio tutto quanto a zero per ottenere un livello di prestigio. Ce n'è un totale di 10 e ogni livello di prestigio ci darà un reward, quindi una ricompensa, e ci permetterà di sbloccare un'arma che rimarrà per sempre sbloccata. Quindi vi ricordo, il prestigio funziona come nel passato: nel momento in cui raggiungiamo il livello massimo, se vogliamo possiamo ottenere il prestigio, quindi resettare tutto quanto, ritorna tutto a zero tranne le mimetiche, i reticoli e tranne le cose che sono linkate all'arma, ma tutte le armi vengono riportate al livello iniziale. Bisogna riportare tutto quanto il personaggio a livello 55 per sbloccare tutte quante le feature. Un lavoro veramente di grinding assurdo, ma che per tanti appassionati è un piacevole ritorno. Come accennato nel precedente video, le ranked ripartiranno, e ripartiranno con l'arrivo della season 1 a novembre, quindi ci sarà un po' di tempo per prendere confidenza con le mappe e poi ci si potrà buttare a capofitto nelle ranked per, anche in questo caso, ottenere reward uniche legate al tipo di achievement che si riesce a prendere, quindi al tipo di livello di elo che si riesce a raggiungere. A proposito di mappe multiplayer, tutte le mappe sono state reworkate in maniera tale da offrire più cover e più possibilità di fare long shot, quindi tanto lavoro di polish c'è stato dietro questo rilascio. Una nota importantissima sull'audio, che sembra essere finalmente arrivato ad un livello di eccellenza, questo sulla carta, andremo poi a scoprirlo effettivamente in gioco fra poche ore. Quindi l'audio migliorato ci permetterà di immergerci direttamente nell'ambiente di gioco, sentire in maniera chiara e distinta passi ed effetti sonori tramite il nuovo Head Related Transfer Function, che è un profilo universale che viene implementato all'interno delle nostre cuffie, quindi, ed è quello che scrivono, free for all player, quindi gratuito per tutti i player, perché c'è stata una polemica dove sembrava che ci fosse un sistema audio a pagamento, un paywall dietro un audio migliorato che costava $20 a botta, quindi sembra un bel chiarimento da parte di Activision. Menzione per Ricochet Anti-Cheat, che come abbiamo detto verrà migliorato, implementato grazie all'intelligenza artificiale, ma verrà anche migliorato il driver kernel per detectare tutto quanto quello che di anomalo avviene all'interno della macchina. Ovviamente ci sono già in giro video di come settare i controller per annullare rinculi e quant'altro, macro per i mouse e quant'altro, quindi dietro l'anti-cheat c'è sempre un lavoro veramente immane di rincorsa per tutto quanto quello che invece le case che producono cheat si
sbizzarriscono a produrre e trovano sempre delle piccole falle sulle quali lavorare per riuscire invece a rovinare l'esperienza di gioco a quelli che cheat non ne usano. Ho lasciato per ultimo la modalità più interessante secondo me, la modalità zombie, perché è veramente molto bella e molto ben strutturata, sempre sulla carta, la vedremo il 25, quindi ci saranno due nuove mappe, Terminus e Liberty Fall, ci saranno di nuovo il ritorno dei turni per poter andare a combattere orde di zombie sempre crescenti. La particolarità è che hanno introdotto il sistema di pausa, nel senso che se siamo in un round dal 15 al 30 e stiamo facendo bene, ma purtroppo ci suona il campanello, è arrivato il corriere Amazon e dobbiamo stoppare, possiamo mettere in pausa oppure riprenderla un giorno successivo. Una roba fighissima che ovviamente quindi non ci dovrà tenere per forza incollati al monitor per finire la nostra partita, anche se magari ci sta prendendo fuoco la casa. Quindi recapone, abbiamo parlato della campagna con le reward al completamento della campagna, la modalità zombie che ritorna nei turni, il multiplayer con le 16 nuove mappe, tutte le nuove 33 armi, abbiamo tutto il nuovo Omnimove, le mappe reworkate, poi abbiamo ancora il sistema audio migliorato, l'anti-cheat che sembra essere di una nuova generazione, poi ci saranno gli adjustment per le armi quando ci sarà la fusione fra Black Ops 6 e Warzone, e ci saranno anche dei nuovi profili danno che dovremo andare ad analizzare per capire come faranno male le armi a breve, medio e lungo raggio. Quindi anche qui dovremo andare a capire come ci sarà la nuova distribuzione del danno in funzione di come viene pensato il gioco da Treyarch. Quindi questo è tutto quanto quello che dovevi sapere di importante per l'arrivo di Black Ops 6. Spero che il video ti sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale, commenta e lascia un like, veramente fondamentale per la crescita di questo canale. Ti aspetto prestissimo per nuove importantissime notizie su Call of Duty e sul mondo di Warzone. Guerriero, per il momento questo è tutto, keep fighting, alla prossima.